Tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, prepartita di Milan-Genoa, match di Coppa Italia. Vedrò un po' di probabili, il mio pensiero sulla Coppa Italia, gli indisponibili, un po' di tutto insomma. Però prima di cominciare ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet. Bellissimo, stupendo, stiamo crescendo in una maniera impressionante dappertutto. www.acmilaninside.com. Allora, Milan-Genoa match di Coppa Italia. Mister Pioli ieri ha parlato anche abbastanza apertamente, dicendo che giocheranno i migliori, ci saranno le solite defezioni dovute a Coppa d'Africa, infortuni, Covid, alle quali si aggiunge l'assenza per squalifica. Vi ricorderete il derby dell'anno scorso con tutto il macello Ibrahimovic e Lukaku, in cui lo svedese è stato espulso, non per il litigio, per un fallo e doppio giallo nel secondo tempo. E quindi Ibra sarà squalificato e sarà assente. Il mister ha detto apertamente che in porta giocherà Maignan. La prima notizia positiva è che Tomori si è negativizzato, così come Tatarusano. Dall'altra parte del mondo, in Africa, si è positivizzato Ballo Touré. Fortunatamente non potrà avere, diciamo, strascichi su altri componenti della rosa milanista, stando lì. E auguriamo una pronta buona guarigione sia a lui che agli altri positivi ancora come Calabria e Romagnoli. Linea difensiva che dovrebbe vedere Kalulu a destra, mancherà Calabria che ha annunciato ieri la sua di essere in isolamento, ma stare bene fortunatamente. Florenzi riposerà un pochettino e quindi giocherà Kalulu a destra. Centrali avremo Gabbia, sempre con un piede in partenza. Già vi ho raccontato, occhio alla strategia nel video di ieri. Secondo me, se è già ben che definita quasi del tutto la trattativa con la Sampdoria, è perché Milan ha in mano qualcuno, un sostituto, un difensore centrale, ma vedremo. Torna Tomori, il mister ha detto sia lui sia Rebic devono mettere minuti nelle gambe, quindi partiranno titolari e magari poi verranno sostituiti. Tomori Gabbia, quindi al centro, a sinistra Trainer Hernandez, che nel miglior momento di stagione speriamo possa continuare così. A centrocampo, la squalifica nel prossimo turno di campionato, ci sarà sicuramente Tonali, affiancato da uno tra Krunic e Bakayoko. Penso sinceramente possa giocare il bosniaco, non peraltro perché lo vedo un attimino più pronto a gestire due partite in 3 giorni. E quindi magari Bakayoko riposerà, giusto appunto perché poi giocherà domenica insieme a Bosniaco stesso. Sulla tre quarti, qualche novità bella interessante, perché a destra ci sarà Selemakers e va bene. A sinistra, come già vi ho preannunciato, ci sarà Rebic. Speriamo che torni presto, perché abbiamo tanto bisogno anche del suo apporto. Al centro riposerà Diaz. E dovrebbe avere l'opportunità dal primo minuto Daniel Maldini. Scontato, ma non tanto, dire che per lui sarà una grossa opportunità. In avanti Giroud, Ibra squalificato, Pellegrini dovrebbe rientrare a breve dall'infortunio, quindi ci sarà Giroud. A discorso Coppa Italia, spesso bistrattata, spesso vista come utile per sperimentare nuove tattiche o magari nuovi giocatori,
non calcolata quasi più di tanto. Io dico sinceramente che è una competizione che stuzzica. Stuzzica e non poco, perché a livello nazionale sicuramente ha la sua importanza. È grande, grande importanza. Il Milan è la seconda squadra che ne ha vinte di più, 7, dietro alla Juve che ne ha vinte 9. E sinceramente l'idea, magari nel giro di qualche anno, di superarli, mi piacerebbe e non poco. Mi piacerebbe e non poco. Punto terzo, poi. Ricordiamoci che la Coppa Italia dà l'opportunità a chi la vince di giocarsi un altro trofeo, quello andato ieri in mostra a San Siro tra Inter e Juve, quindi la Supercoppa, e quindi la possibilità di giocarsi un altro, giocarsi la vittoria di un altro trofeo. Ciò che cosa significa quindi? Che non è assolutamente da snobbare ed è giusto che venga messa la migliore formazione. Qualcosina, qualcosina si può provare, si può sperimentare, sì, ma mettere completamente seconde linee o non calcolarla minimamente non sarebbe giusto, né rispetto innanzitutto di se stessi, della società che si rappresenta, né rispetto della competizione, né rispetto dell'avversario. Che sia pure il Genoa in enorme difficoltà, con Shevchenko che sta lasciando purtroppo la panchina del Genoa, dico purtroppo per una questione di affetto nei confronti di Sheva, mi dispiace che questa esperienza italiana non stia andando benissimo, è un eufemismo, stia andando abbastanza male. Probabilmente andrà ad allenare la Polonia, magari è più un allenatore da nazionale che da club, si vedrà, è comunque sia molto molto giovane come allenatore. Un Genoa che quindi deve mirare i propri obiettivi tutti alla salvezza in campionato della Coppa Italia, oggettivamente dalla Coppa Italia poco da pretendere in un certo senso. Però, ripeto, si gioca sempre nel rispetto proprio della competizione e dell'avversario. Ed è giusto che Mister Pioli, come ha detto ieri, schieri i migliori. Qualcosina si può provare a sperimentare, ma i migliori ipotizzabili. Poi che noi i migliori non ce li abbiamo mai tutti insieme, questo è un altro paio di maniche. Perché anche questa volta, tra squalificati, Coppa d'Africa, positivi a Covid, infortuni. Allora, abbiamo fuori Kjaer, Ibrahimovic, Romagnoli, Calabria, Balotelli, che sì, Bennacer, chi l'ho detto, mi sa di sì, insomma, comunque sette giocatori di cui Pellegrini, 8 giocatori di cui 4-5, insomma, importanti. Questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio, appuntamento a più tardi con un video di aggiornamento mercato del nostro Lorenzo, appuntamento a stasera chiaramente a San Siro per Milan-Genoa per il match Coppa Italia, ci sarà tutto l'iter pre e post partita sui nostri social, sul sito, le interviste, le pagelle, analisi, il VAR Inside, una esclusiva di Milan Inside. La rubrica dedicata all'arbitraggio, avendo nella nostra grande famiglia due arbitri che possono analizzare in maniera equa e oggettiva l'arbitraggio. Stiamo crescendo in una maniera, ragazzi, veramente esponenziale. Quindi supportateci, mi piace, iscrizione, campanellina, tutti i profili social siamo dappertutto, il sito, quanto è bello ragazzi. Vi ringrazio, però continuate a supportarci e fate iscrivere a Milan Insight tutti i milanisti che conoscete. Dai ragazzi, spargiamo la voce. Ciao ragazzi, sempre Forza Milan.